Ciao ragazzi e benvenuti nel secondo appuntamento di Curiosità Sportive, una rubrica che riesco a portare soltanto grazie ai vostri commenti qui sotto. E prendendo appunto spunto da voi ho deciso di portarvi alcune di queste curiosità. Benjamin Aguero, questo è il nome del figlio del Kun, che già di per sé avere un padre così tanto forte, che tra l'altro quest'anno sta andando veramente da Dio ragazzi, sta facendo una fracassa di gol, già dicevo essere figlio di un campione di questa portata addossa purtroppo su di te tantissime aspettative. Aspettative che però sul povero Benjamin saranno ancora più elevate rispetto ad altri figli di calciatori, perché lui oltre a essere il figlio di Sergio Aguero si ritrova a essere anche il nipote di Diego Armando Maradona, perché infatti Aguero si è sposato con la figlia di Maradona, con una delle figlie di Maradona, e il padrino di battesimo appunto del ragazzino di Benjamin è Leo Messi. C'ha una pressione addosso sto ragazzino, secondo me, che è pazzesca. Vi immaginate se magari non vuol far calcio perché gli piace di più la danza? La seconda curiosità è già stata stupratissima dal web, ho già visto tantissimi link a riguardo, però ho visto che è una di quelle curiosità che più vi ha colpito, infatti siete stati in tantissimi a commentarla, quindi a voler a tutti i costi che io ne parlassi, ed è la grandissima somiglianza tra Mesut Özil ed Enzo Ferrari, il patron della Ferrari. E se già la somiglianza non fosse già di per sé qualcosa di incredibile, ci si mette anche un'altra piccolissima curiosità, che è quella che Enzo Ferrari è morto nel 1988, stesso anno della nascita di Özil. Ma allora esiste la reincarnazione? La squadra più vecchia d'Italia non è in realtà il Genoa, come tutti quanti pensano, ovviamente nato nel 1893, ma l'anno precedente è nata una piccola squadretta di una piccola provincia piemontese, cioè il Provercelli, che una decina di anni dopo inizierà a tessere quella che è una vera e propria leggenda dei primi anni del Novecento, vincendo tantissimi campionati italiani. Ben 7, se non vado errato. Dovrei affrontare sicuramente la loro storia in una delle puntate della storia del calcio. Questa curiosità invece è abbastanza imbarazzante. Quest'anno un giocatore del campionato svedese, tale Adam Lindin Ljungqvist del Persagen SK, spero davvero di averlo detto giusto ragazzi, perché parlare svedese di certo non è il mio forte, ha ricevuto dall'arbitro due cartellini gialli e quindi è stato espulso per avere, a detta dell'arbitro, scorreggiato in campo. Sì ragazzi, avete proprio capito bene. È stato espulso perché aveva scorreggiato. Difatti l'arbitro aveva considerato, mi viene da ridere ovviamente perché è una cosa abbastanza buffa, lo ammetto, l'arbitro ha considerato la scoreggia, la flatulenza, come un gesto antisportivo fatto dal giocatore svedese. Quando ha ricevuto il cartellino rosso, il giocatore appunto si è meravigliato, ha pensato, ma stai scherzando questo qui, per un gesto così naturale devo essere espulso, mica l'ho fatto riferito a lui. Mi scappava ovviamente, quindi anche un giocatore della squadra avversaria, tale Jarna, avrebbe detto di aver sentito la flatulenza, di essersi scioccato per averla sentita. Oh mio Dio, espulso, fuori, via! E con quest'ultima curiosità possiamo concludere qui l'episodio. Ragazzi, continuate qui sotto a commentare e a dirmi tante altre curiosità, mi raccomando, anche oltre il calcio, ok ragazzi? Grazie mille per aver visto questo video, un saluto, ciao da Papyrus!